capire qual è, diciamo, il vantaggio di questa codifica compressiva, vediamo adesso cosa sentono effettivamente i recettori. Io vi ho parlato di stimolo efficace, ma c'è un altro concetto che è altrettanto importante, che è quello di stimolo ottimale. Lo stimolo efficace è genericamente uno stimolo che attiva il recettore, per cui se io ho un recettore acustico, il recettore acustico è attivato dai suoni e non è attivato dalla luce, per esempio. Però tra tutti gli stimoli efficaci io ho uno stimolo ottimale. Che cos'è lo stimolo ottimale? È quello che mi attiva il recettore con il minimo spreco di energia, in cui tutta l'energia dello stimolo va a finire nel recettore, tutta o comunque la maggior parte. Come faccio a capire qual è lo stimolo ottimale per un dato recettore? Costruisco la curva di tuning. Cos'è la curva di tuning? È un grafico in cui io metto la risposta del recettore in funzione di due cose: dell'intensità dello stimolo e della qualità dello stimolo, ok? Perché se vi ricordate, all'interno di una certa modalità io posso far variare la qualità dello stimolo, ok? Per cui se prendiamo un recettore acustico, questa è una curva di tuning di una cellula ciliata della coclea, ok? E qui che cosa ho? Ho l'intensità del suono in decibel che va da 0, quindi salgo fino a 100 decibel. E qui ho la frequenza del suono, che come ho detto è la qualità dei segnali sonori. Anche qua è scala logaritmica, ok? E i decibel sono una scala logaritmica intrinsecamente, qui gli hertz no, ma li ho messi io qua, cioè in realtà li ho messi in scala logaritmica. Questi punti cosa mi rappresentano? Mi rappresentano le intensità sonore, cioè io cosa faccio in questo esperimento? Vado a mettere un elettrodo sulla cellula ciliata, sul recettore acustico, e poi lo stimolo con dei suoni, ok? Suoni di intensità variabile e frequenza variabile, ok? Io so che questa cellula qua mi risponde ai suoni, genericamente. Come faccio a sapere qual è il suono che per lei va meglio? La stimolo con suoni di frequenza variabile e intensità variabile e metto come parametro il fatto che la mia cellula si deve depolarizzare di 2 millivolt. Okay? Quindi quando io ottengo un suono che mi depolarizza la cellula di 2 millivolt, metto il puntino qui sul grafico. Okay? Poi che cosa mi dice questo grafico? Mi dice intanto che lo stimolo ottimale è a 2 kHz. Qui ho i 2 kHz. Okay? A 2 kHz il suono deve essere tipo 20 decibel per stimolarmi, per depolarizzarmi il recettore di 2 millivolt, ok? Io posso ottenere la stessa depolarizzazione anche se invece di dare un suono a 2 kHz do un suono a 1 kHz, però stavolta il suono non deve essere a 20 decibel ma deve essere a 60, ok? Quindi ci sono 40 decibel di differenza che corrispondono a un fattore? (10). Quindi 40 sono 2, 100. Quindi vuol dire che il suono a 1 kHz deve essere 100 volte più forte per darmi la stessa risposta al recettore di quello a 2 kHz. Okay? Quindi lo stimolo ottimale è a 2 kHz, tutti gli altri stimoli efficaci funzionano solo se sono molto più forti. Ok? E appunto io in questo modo mi posso costruire la curva di tuning e vedo qual è lo stimolo ottimale per ogni recettore. Quindi nella coclea io avrò una cellula che ha il suo stimolo ottimale a 2 kHz, una che ce l'ha a 1,5, una che ce l'ha a 1, e in questo modo mi ricostruisco tutta la gamma delle frequenze. Ok. Il concetto di curva di tuning è uno dei concetti più importanti che vedremo in questo corso, quindi tenetelo presente perché sarà la base di tante cose che vedremo nelle prossime lezioni. Adesso cosa dobbiamo tener conto? Dobbiamo tener conto di qual è la popolazione dei recettori che viene attivata da un determinato stimolo. E anche qua bisogna tener conto che come sono fatti i recettori mi condiziona qual è la discriminazione che posso avere. Per esempio nel sistema somatosensoriale io posso percepire come distinti due punti sulla superficie cutanea solo se ho due recettori diversi che mi portano lo stimolo, banalmente. Okay? E
come faccio a aumentare questa discriminazione? Il modo più pratico è aumentare il numero dei recettori, ok? Cioè, se io cerco di ricostruire una determinata scena con 400 recettori, 20x20, si capisce ben poco di che cos'è questa scena. Se io aumento il numero di recettori, quindi ho 3600, già comincio a capire che qua sotto c'è qualcosa e qua sopra c'è qualcos'altro. Se aumento ancora il numero di recettori, comincio a capire che questa è una scena, questo è il cielo e qui io ho una scena montana. Se io aumento ancora 10 volte, 12 volte il numero dei recettori, comincio a vedere tutti i dettagli, i pini, le righine delle rocce, eccetera, eccetera. Allora, il vantaggio di aumentare il numero dei recettori quindi è quello di vedere maggiori dettagli. Gli svantaggi è che tutte queste cellule, questi recettori sono cellule e tutte queste cellule devono mangiare. Per cui ci sono dei costi metabolici che l'organismo deve sostenere per avere un recettore, un organo con tanti recettori. Per cui quanti recettori noi abbiamo in ciascun sistema sensoriale è sempre un compromesso tra la massima risoluzione possibile e, diciamo, quanto si può permettere l'organismo. Questo compromesso in realtà avviene in buona parte dei sistemi sensoriali utilizzando una densità variabile di recettori, nel senso che nei sistemi sensoriali abbiamo tipicamente una regione privilegiata in cui la densità dei recettori è molto alta e delle regioni secondarie in cui la densità è più bassa. Per esempio nella retina c'è la fovea centrale dove i fotorecettori sono molto più compatti tra di loro e quindi io riesco a vedere dettagli molto più fini, che è il motivo per cui quando guardo qualcosa giro gli occhi, perché teoricamente se la retina fosse un foglio omogeneo, vederla al centro, vederla lateralmente non mi cambierebbe niente. In realtà noi quando guardiamo qualcosa giriamo gli occhi, perché? Perché puntiamo effettivamente la fovea, che è la regione più sensibile come discriminazione, verso l'oggetto che ci interessa, per vederne i dettagli, ok? Nel sistema somatosensoriale questa regione specializzata sono i polpastrelli delle dita per noi, per il ratto sono le vibrisse, ok? Questo che cos'è? Cosa ci dice questo diagramma? Ci dice quanto distanti devono essere due punti per venire percepiti come separati. E se voi vedete a livello delle dita noi riusciamo a percepire come separati due punti che stanno a qualche millimetro di distanza, per cui se io metto le due punte del compasso o anche le unghie una vicina all'altra e man mano le allontano, a un certo punto sento il tocco dei due oggetti distinti. A livello del polpaccio questa distanza è di circa 5 cm, quindi è un esperimento che tutto sommato è anche facile da fare, perché se io mi metto due dita sul polpaccio non riesco a sentire due dita, sento una cosa sola che tocca, devo allontanarle molto per riuscire a sentire le due cose separate, quindi sono esperimenti di psicofisica che tutto sommato potete fare anche a casa senza grossi problemi. Queste distanze in realtà ci portano a un altro dei concetti principali della fisiologia sensoriale e che in realtà forse avete già visto anche in altri corsi, perché è un concetto generale della neurofisiologia, che è il concetto di campo recettoriale. È nato come concetto sensoriale, ma poi si è esteso a campi diversi delle neuroscienze. Il campo recettoriale è quella regione dello spazio degli stimoli che influenza un certo neurone o un certo recettore sensoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire, per un recettore visivo, è una regione del campo visivo. Cioè, se io ho un fotorecettore che mi vede solo e soltanto un punto nell'angolo in alto a sinistra del campo visivo, lì ci sarà il suo campo recettoriale. Se una cosa succede da un'altra parte, questo recettore qui non la vede. Ok? Stessa cosa per il sistema somatosensoriale, ok? Se io ho un neurone che ha il suo campo recettoriale sul dorso della mano, tutto quello che succede a livello della spalla non lo influenza, perché non ci arriva la terminazione, ok? Per la coclea è un po' più complicato, però le regioni, i campi recettoriali dei recettori acustici sono un ambito di frequenze, per esempio. Per i recettori gustativi sono una classe di molecole, per i recettori olfattivi ancora una volta sono molecole con determinate caratteristiche, quindi i campi recettoriali per il sistema visivo e il sistema somatosensoriale sono concetti immediati, per altri sistemi sensoriali sono un po' più astratti, nel senso che un ambito di frequenza è sicuramente una cosa astratta. Per i neuroni
di ordine superiore, quindi neuroni sensoriali secondari, possiamo avere dei campi recettoriali ancora più complessi che contengono anche regioni inibitorie. Cosa vuol dire? Vuol dire che tipicamente, se noi consideriamo che un recettore venga eccitato dallo stimolo, il neurone che riceve il segnale potrà essere eccitato dal segnale che viene da quel recettore lì e potrà essere anche inibito da recettori limitrofi, per dare quella che viene chiamata inibizione laterale, che sicuramente avrete già sentito nominare, è uno dei processi più importanti per la elaborazione dei segnali. Okay? Qui io vi faccio vedere i campi recettoriali associati a due corpuscoli tattili, i corpuscoli di Meissner, che hanno un campo recettoriale molto piccolo e a contorni netti, e i corpuscoli di Pacini, quelli che i soliti che abbiamo visto anche prima, che invece hanno un campo recettoriale molto più esteso e a contorni molto meno definiti. Okay? Per cui se io vado a toccare due punti del polpastrello, posso stimolare due corpuscoli di Meissner diversi, che afferiscono a neuroni diversi e che quindi mi fanno sentire due stimoli diversi, ma se vado a stimolare i corpuscoli del Pacini sicuramente non riesco a distinguere due punti che mi toccano lo stesso polpastrello. Okay? Quindi dobbiamo tenere presente che noi riusciamo a distinguere la localizzazione del segnale solo se abbiamo abbastanza recettori, coi campi recettoriali abbastanza piccoli. Okay. Però, come vi ho detto, ci sono segnali a livello dei neuroni di ordine superiore che modificano quello che arriva dai recettori. A cosa serve? Serve in primo luogo ad aumentare la discriminazione spaziale. Perché? Perché se io ho uno stimolo tattile qua, se io pungo la pelle in un certo punto, ok? In questo punto la pelle è dove si è mossa di più, quindi questo recettore qua che è rosa sarà quello stimolato di più. Però quelli vicini sono un po' stimolati anche loro, perché la pelle è un po' elastica e quindi se si piega in un certo punto si piega un po' meno nelle regioni adiacenti. Quindi io avrò i recettori, quello centrale che è stimolato tanto, quelli vicino che sono stimolati un po' meno. I neuroni di secondo ordine saranno stimolati, quello direttamente in corrispondenza di quello stimolato del neurone primario stimolato massimalmente, sarà stimolato anche lui massimalmente. Gli altri via via, un po' perché anche questi erano attivi, un po' perché le terminazioni sono divergenti, io ho una curva a campana dove l'attivazione non è netta, ok?